In questo video vi spiegherò come sono arrivato nel punto più ad ovest d'Europa. E Francesco lo sa. Buenas dias, buongiorno. Volevo fare un annuncio. Ciccio, sai, col maglioncino squaglierai e sudare come un disgraziato, secondo me. Ma il maglioncino è leggero. Il conteggio di ieri alla fine era di 20 km, quindi devastante. E adesso ci andiamo a fare colazione al solito. Nella nostra macchina avrete questo qua. Questo non è un succo all'arancia, ma è proprio l'arancia e basta. Non capisco perché sia un ghiaccio più quel tappo. Ragazzi, colazione fatta, bottino preso. Adesso farò una sorpresa a Francesco. Cos'è che c'è nei grandi palazzi sottoterra? Ma è lassù! Dove ti ho portato? Ci siamo preso letteralmente due panini vuoti. Almeno in questa maniera posso mangiacchiare qualcosina, vediamo. Adesso si parte. Da una parte un monumento storico veramente bello, dall'altra parte un obelisco che non ci interessa. Di che anno sei? 2000. De nome del padre del spirito tanto. Spirito. Uscita la metro, è un posto veramente simpatico. Ci sono delle robe, farete non capire cosa sono quelle cose lì. Dei palazzi particolari. Comunque stiamo perdendo un compagno, stiamo già perdendo. Ma quello? Siamo quasi pronti a partire. Allora, come stazione è carina, no? Potrebbe essere anche in grosso. Però, vabbè, ci dobbiamo passare questa qui. Ho preso una Master nuova. Sono gusto di roba tropica, allora la proviamo. Questo comando le sigarette, di dubbia provenienza. Che compra per Johnny. Siamo entrati in un vagone qui per fare un tour. 25 euro il tour più 11 euro per alcune entrate più particolari. Questa Monster un po' bocciata, buona ma niente di che. Quello che vedrete adesso è Sintra, una città lì vicino. Una città abbastanza particolare, con delle costruzioni molto gotiche, tipo film horror. Bello sto palazzo, raga, guardate che bello. Qui invece dovevamo vedere il belvedere, ma abbiamo scelto giusto appunto quella giornata in cui c'era tantissima nebbia. Adesso non so dove stiamo andando precisamente, ma ci vediamo. Sono anche gusti veramente belli, con delle torri, delle robe. Una giornata molto nebbiosa che in realtà mi ha fatto piacere, perché comunque poi traspariva con la luce diverse ombre particolari, quindi onestamente io l'ho apprezzato. In questo castello invece ci entreremo più tardi. Qui la nebbia vi piglia a tumbulate. La nebbia è... c'è il cammino. Assai a tumbulate, va. Vedo in un posto fighissimo, mi ricorda molto l'Irlanda. Ok, adesso che c'è la nebbia possiamo pisciare finalmente. Quindi ragazzi, siamo nel punto più ad ovest d'Europa. Sotto di noi dovrebbe esserci il mare, quindi un attimino diamo anche un'occhiata a questo punto di qui. Oh, madò, si sente l'inferno, raga. Da lì sale una marea di nebbia. Sotto qui sotto c'è il mare. Peccato che non si vede letteralmente niente, però tutto qui è tutto mare. Hai visto? Ragazzi, quando dicevano a scuola le coste frastagliate e rocciose, queste sono, ragazzi, essenzialmente queste. Facciamo anche un po' di istruzione. Ascoltate un po' il rumore del mare. Tutto mare lì sotto. Ti risiede anche qualcosina, si vede, ma... Allora, aspetta di riprendere, ma ho capito che devo riprendere io a Francesco, perché già stava arrivando a Capo Sud, stava arrivando. Cioè, penso che se cadi qua in mare è la fine più totale. È la fine. Da che c'è là sotto? Ah, quasi tutto. Ecco, quasi un po' di mare. E comunque vorrei farvi rendere conto di quanto siamo giù. Cioè, da video non rende, noi prima eravamo là sopra, però siamo qui giù. C'è molta strada, molta pendente soprattutto. Vabbè, c'è una strada veramente. Ecco, stavo andando su eBay. Prima eravamo noi lì su, e guarda che c'è tutto qua sotto. Bam! Strada, diciamo, potete vedere, non è delle più comode. Prima eravamo lassù. Vedete che già a distanza di così tanto non si vede. Come potete vedere, la gente scende ancora più giù fino a là sotto.
ed è lì che intendiamo andare. Vai. Fin qui, i giri, poi una bella copertina. E pensate che ancora tutto lì è tutto pieno di robe. Penso proprio che ci fermeremo qui, perché andare a fare tutta l'altra tragitto, quelle robe lì dovrebbe diventare. A parte che mi secca. Però guardate qui, ancora fino a lì si erge tutta la roccia e sostanzialmente senza grandago non si vede niente. E scendiamo da là sopra. E questo sono lì. E gli altri sono là sopra ancora. Sembra vicino e non ripido, ma giuro che è super ripido. E che bello quel mare lì. Peccato che non so se in video si vedrà tutta questa nebbia che vola, che sale, perché dalla corrente oceanica. Poi vabbè, va lì e si porta avanti un po' tutto. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo scalato tutta la salita, abbiamo scalato. Ce l'abbiamo fatta. Quindi, da ovest, conquistato. Tutto ciò ho dimenticato di riprendere lì la scritta capo da roca. Un bicchiere di vino porto. Per te. A me il vino non piace, ma la benzina sì. Ci sta, ragazzi, ci sta. Ecco appunto quelle luci di cui vi parlavo prima, nello scorso voice over. Una cosa iconica dell'Italia sono le bestemmie. Qui esistono. Che è una bestemmia? È un'invocazione, una brutta parola. Invocazione, compa, insomma. Giusto, è un'invocazione. Possibilmente esiste, ma parola non sono in civiltà. Ah, ok. Eccoci qui. Ah, no, quello no, solo questo. Finalmente andiamo a visitare sta roba. Ed eccoci finalmente dentro il castello. Tale! No. È pauroso! Un bel cazzo di niente. Noi siamo in fila, stiamo aspettando di entrare nel posto. Hello! Una cosa molto caratteristica di questo castello erano tutti questi pozzi e delle gallerie sottoterra, che vi farò vedere tra un po'. Alla fine ci siamo arrivati. Silenzio sur in the grotta. Ragazzi, da occhio ci danno le corna. Mamma mia, che bello! Siamo in fianco in questo cunicolo piccolissimo. Francesco, vi farà vedere quanti. Beh, siamo la 1 per così accendere. Veramente molto piccolo. Un cucicino particolare. Solti questi pozzi così e poi si scende. Non so, Franca decide di andare di qui. Proponiamoci. Oh, spot interessante. Ho trovato come entrare lì. Che bello, veramente bello. La batteria mi sta leggermente morendo, quindi ho messo il risparmio energetico. Vloggerò un po' di meno. Ci sentiamo per le cose realmente importanti. Sembra un castello più horror che altro, però è molto particolare. Ho trovato la cappella del Santissimo. Guarda questo qua. Ovviamente piena di dettagli, infatti proprio non c'era tempo per prendere tutto, però bello, mi piace molto questa ambientazione. Ho scelto proprio una giornata così malvagia per andare a vedere sta roba. Ma che roba, che bello. Tutti i vari re ci sono: Re Augusto Ferdinando I, Re Augusto IV, Re Gesualdo. Sei un minchia varo. Raga, per la prima volta ho preso una roba da Starbucks. Ho preso sto frappuccino caramello. Ho preso random perché volevo stare qualcosa. Oh, una porcheria. Wonderful. Poi c'era un cane che non abbiamo capito come si chiamava. Sei Wookie, sei Sander, sei Wonderful. Qual è che mi devo prendere? Vabbè, dopo il dolce ci stai salato. Ma io ora che mi voglio bere l'acqua. Pensavamo sempre di perdere a Mattia. Abbiamo perso proprio a Ciccio. Alla fine Ciccio ha perso la metro. E penso che sta a questa. L'ho visto.
Sfigati. È meglio crollati, eh? Sfigati. Io mi sono scordato il telefono. Me l'ho scordato, Carlo, me l'ho scordato. Mi sono scordato il telefono, no. Facciamo? Arriva Silvio e fa. No. E vabbè, ragazzi, qualcuno ci fa compagnia. E faccio, no, vabbè, ragazzi, andate tranquilli. Quindi abbiamo scoperto che alla fine è stato il Francesco, prendendo da me, ovviamente prendendo spunto da me palesemente, voluto giocare un vecchio scherzo. Ma era stato bellissimo, però non potevo, cioè non potevo ai nostri compagni. È stato divertente. Troppo, secondo me troppo. Silvia si è divertita? La vittima? Silvia non si esprime, quindi evitiamo di dirci. E anche per questo secondo episodio è tutto, spero vi sia piaciuto. Un po' diverso dal primo, perché nel primo abbiamo appunto esplorato Lisbona, invece qui Sintra e tutto quello che la circondava, no? E bello, il punto più ad ovest d'Europa. Non pensavo ci sarei stato mai, invece non sapevo neanche che esistesse. Esisteva, però non pensavo mai di andarci, ed eccoci lì. Il castello di Sintra, veramente particolare. Invece dei prossimi episodi visiteremo qualcosa di altrettanto interessante, perché entreremo dentro la sede di multinazionali incredibili, aziende, software house sull'oceano. E che dire, direi che come anticipo sembra interessante. Ci vediamo al prossimo video.